sempre attenti che nessuna vittoria è irreversibile. Dopo aver vinto possiamo anche perdere. Se viene meno la nostra vigilanza su quel che vive il paese, su quel che c'è nelle istituzioni, noi non possiamo abdicare. Dobbiamo ogni giorno prenderci la nostra parte di responsabilità, perché solo così le vittorie che abbiamo avuto sono vittorie permanenti. Come è maturata la sua decisione di combattere la dittatura di Mussolini? L'aver scoperto qui nel mio paese, nei paesi vicini, che cosa era la dittatura e che cosa il fascismo, oltre che il nazismo, voleva portare. Cioè, quando ho scoperto i giovani impiccati, quando ho scoperto il nipote del medico ucciso, quando ho incontrato la morte, una morte barbara, disumana, ho capito che non potevo rimanere indifferente. Avremmo volentieri fatto a meno di rischiare di morire uccisi o di uccidere. Noi volevamo vivere, amavamo la vita. Intorno a noi c'era la morte, ma non dentro di noi. Basta leggere le lettere dei condannati a morte per rendersi conto di quanto fosse forte l'istinto di vita e ingiusta la morte. A voi incomberà il dovere di addolcire il dolore di mia madre. Ditele che sono caduta perché quelli che verranno dopo di me possano vivere liberi come l'ho tanto voluto io stessa. Sono morta per attestare che si può amare follemente la vita e insieme accettare una morte necessaria. Era tanto più grande, cioè noi eravamo bambine, lei era già un'adolescente, già grande. E noi la vedevamo poco, perché studiava a Bassano, dopo è cominciato con la resistenza, come partigiana, andare in giro, era poco a casa. E noi piccoline e giovani la vedevamo come quando arrivava, come una mamma più che una sorella. Tina era molto esuberante, molto attiva, molto, però quello che riguardava la sua persona, i suoi sentimenti, era molto pudica, non ne parlava mai. Parlava mai della morte del fratello, non parlava mai della morte del fidanzato, l'unico che ha avuto, che è morto giovane, ne parlava pochissimo. Tina Anselmi divenne una politica in senso stretto solo in un secondo tempo della sua vita. Era nata nel 1927 a Castelfranco Veneto e a 16-17 anni fece un'esperienza fondamentale, quella della partigiana con il nome di battaglia di Gabriella, e poi dopo la liberazione fu una sindacalista, e lo fu a lungo, una sindacalista cattolica, fino a che nel 1948 il sindacato unitario, dopo l'attentato a Togliatti e le manifestazioni che ne seguirono, si spaccò, si divise. Nacque un sindacato cattolico e Tina Anselmi avrebbe militato in quel sindacato nella CISL, nella parte cattolica che si era divisa dai comunisti. Dopodiché Tina Anselmi entrò in politica e nella politica ha avuto un ruolo davvero fondamentale in questo dopoguerra. È stata la prima donna ministro. Ma non è stato tanto quello a segnare la sua immagine, anche se fu importante come ministro, perché fu ministro poi del governo di unità nazionale. La cosa che segnò di più la sua esperienza politica fu l'essere presidente della commissione di indagine sulla P2. E lì fu davvero inflessibile
non scontentò la parte moderata dello schieramento politico, ma divenne quasi un'eroina della parte che chiedeva più rinnovamento, più verità, più luce, più pulizia. E da quel momento, siamo negli anni Ottanta, come vedremo, Tina Anselmi sarebbe stata una protagonista di quell'Italia che voleva voltar pagina. Tant'è che per ben due volte, nel 1992 e poi nel 2006, un forte movimento politico avrebbe voluto vederla a capo dello Stato, la prima donna italiana Presidente della Repubblica. È veramente per la libertà che noi combattiamo. E sono 20 anni che questa battaglia noi conduciamo nelle campagne, nelle fabbriche, in ogni paese, fra i giovani, fra le donne. Una battaglia che vuol dimostrare come non sia necessario sacrificare la libertà per creare un mondo più giusto. Nell'anno 1963 c'erano le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale. Tina Anselmi, che allora aveva 36 anni ed era incaricata nazionale delle giovani DC, fu mandata dal movimento femminile a fare tre tappe in Sicilia. Il gruppo dirigente del partito, che erano dorotei di stretta osservanza, era geloso del proprio potere, era diffidente verso chi poteva insidiarlo. Questa signorina veneta, catapultata da Roma nel cuore antico della Sicilia, ma che viene a fare? Si chiesero. Non è che viene per supportare e per fare da traino ai candidati della sua corrente, che era quella di Moro? Andammo a Caltanissetta e qui le cose presero un'altra piega un po' strana. Lei fu accompagnata per tutti i giorni che rimase a Caltanissetta presso per fare delle visite assolutamente di prammatica e assolutamente inutili. Passarono i giorni senza che lei vide, fu in condizione di vedere nessuno del partito. Diciamo un atteggiamento un pochettino mafioso, se vogliamo, questo. D'altra parte non c'è da farsi meraviglia, perché allora nel comitato provinciale della DC di Caltanissetta militavano gente che si chiamano uno Don Calovizzini, il boss di Villalba, uno Giuseppe Genco Russo, il boss di Mussomeli. C'era un clima molto, molto insofferente e intollerante in Italia. C'era un bigottismo che non era affatto piacevole. Le cose per me in Italia sono cambiate col 68. Proprio c'è stato un cambiamento, è stata una vera grande rivoluzione pacifica. Proprio tanto. Naturalmente non è che 68 è l'anno, però in realtà tutto questo è cominciato prima e poi è andato avanti fino agli anni, fine anni 70. Onorevole, che si può fare perché di fatto e non solo nel 75 ci sia una reale promozione della donna che risulta la grande assente della nostra scena sociale? Convincere anzitutto la donna a voler essere protagonista, a rendersi convinta che i problemi suoi possono essere affrontati se lei stessa partecipa alla loro soluzione. E poi le forze che guidano la società devono favorire questo inserimento e questa promozione. Sapevamo che all'interno del governo c'era questa donna che prendeva posizione anche pubblicamente in favore delle donne, in favore appunto della parità, e voleva cambiare per esempio il diritto di famiglia, perché il diritto di famiglia stabiliva per esempio che l'adulterio maschile non era punibile, mentre l'adulterio femminile sì. E se una madre voleva portare, non so, decidere la scuola dove fare studiare il figlio o la figlia, doveva chiedere permesso al marito. E se voleva viaggiare, doveva chiedere permesso al marito. E se voleva cambiare casa o prendere un lavoro, doveva chiedere permesso al marito. Questo era una sudditanza vera e propria
contro cui le donne si battevano, sentivano che era una sudditanza che non poteva essere tollerata. La riforma del diritto di famiglia, che realizza non solo la parità fra uomo e donna, ma la realizza in una visione comunitaria della vita familiare, e ancora la legge che crea una rete di consultori familiari. Emma Bonino, Susanna Agnelli, Lidia Franceschi, Tullia Carettoni, Dacia Maraini e Tina Anselmi facevano parte di una delegazione composta esclusivamente da donne, invitate dal governo cinese a visitare la Repubblica Popolare. Tina l'ho incontrata in occasione di questo invito in Cina, che era una cosa piuttosto strana. Il governo cinese ha chiesto questa gruppo di donne, di cui io ero l'unica artista, diciamo così. Le altre erano politiche e ho avuto modo di conoscerla bene, ho capito che era una donna molto viva, molto attenta, molto curiosa, infatti lei non si tirava mai indietro e poi aveva questa ironia che era la cosa molto simpatica, perché lei era, trovava sempre la battuta, le cose divertenti, il lato inaspettato. Grande calore da parte del popolo cinese, soprattutto delle donne cinesi, che ci hanno accolto con una generosità, un'accoglienza straordinaria, e vogliono portare avanti questo dialogo con le donne italiane. E quindi è interessante che il nostro viaggio abbia coinciso con questa grande iniziativa che in Cina si sta realizzando e che indica il peso che anche in quel paese si dà alla presenza della donna. Faceva il suo lavoro a Roma, aveva i suoi interessi, ma per noi era normale, non ci ponevamo neanche il problema chi fosse o cosa faceva. Faceva quello che le piaceva, faceva il suo lavoro, punto e basta. Siamo nel salone delle feste del Quirinale, dove è in corso la cerimonia di giuramento dei ministri del nuovo governo Andreotti. La cerimonia si svolge nel Salone delle Feste, come è tradizione, e la novità principale, diciamo, in termini di composizione del governo di questo ministero è rappresentata dalla presenza di una donna, per la prima volta ministro in un governo della Repubblica, una donna per giunta impegnata nel dicastero del lavoro, dei problemi cioè che soprattutto con la crisi economica rappresentano il momento più delicato e difficile della futura attività di governo. Quando è diventata ministro, un vicino di casa che ha sentito la notizia alla televisione ha saltato la rete, è venuto dentro, ci ha suonato: avete sentito, vostra sorella è diventata ministro? Tutto il vicinato sono venuti in terrazza qua a dire ma per noi cosa è successo, cosa è successo? L'abbiamo saputo così. Quale impegno ti conta di portare in questa sua carica di ministro come donna? Come donna, come ministro mi dirà. Sì, ma come donna sono. Come donna realizzare la conferenza sull'occupazione femminile entro l'anno. E l'altro, qualcos'altro del suo programma? Ci sono alcuni provvedimenti di carattere legislativo che devono essere posti anche come conseguenza dell'approvazione del diritto di famiglia, come la reversibilità della pensione, una nuova normativa sugli assegni familiari. Grazie. Sono temi in discussione, ma vedremo di realizzarli. Gli abitanti del Borgo Asolo, il vecchio via San Pio X, il vecchio Borgo Asolo, che erano come un gruppo, se il Borgo Asolo era il Borgo Asolo, allora erano orgogliosi loro che una del Borgo Asolo fosse a Roma, fosse diventata quello che è diventata, il portabandiera di Castelfranco, di tutte quelle robe là. Nei suoi riguardi c'era una certa attenzione, perché per esempio lei veniva dal sindacato, anche questo è importante. Poi aveva fatto la resistenza, anche questo è importante. Ci teneva moltissimo al suo passato di resistente, era molto importante che ci fosse una donna che aveva una posizione autorevole. È con noi il ministro della Sanità, Tina Anselmi. Grazie per essere intervenuta. Che cosa vuol dire diritto alla salute? Diciamo che il diritto fondamentale, appunto, del cittadino ad aver tutelata la sua salute, nel senso di prevenire il più possibile la condizione di ammalato, vivere in ambienti dove non ci siano gas tossici, a cominciare dal fumo, o inquinati da altri elementi che poi portano conseguenze nell'apparato respiratorio, eccetera. Per
La laicità era una bandiera per Tina Anselmi. La laicità nei riguardi di ingerenze esterne, voglio dire, quindi genericamente detto, sia di partito, di corrente, ma anche nei riguardi, e questo è importante, dell'autorità della Chiesa. Perché quando Tina Anselmi arrivò al Ministero della Sanità si determinò un raffreddamento nei rapporti con la pastorale sanitaria del Vaticano. La pastorale sanitaria è un organismo potente, possiamo denominarlo impropriamente Ministero della Sanità Vaticano, perché da oltre Tevere videro di malocchio la firma apposta da una cattolica sulla legge sulla interruzione della gravidanza. Ma devo dire sinceramente che questo mi sembrò più un pretesto, perché il vero dissidio si determinò sul fatto degli interessi farmaceutici. Il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato rapito questa mattina alle 9:10 da un comando di terroristi. I terroristi hanno fatto fuoco, secondo le prime notizie, 4 dei 5 uomini di scorta, 2 carabinieri e 2 agenti di pubblica sicurezza sarebbero morti. Devo dire che Moro era amato e comunque era rispettato. Nonostante un partito che magari uno non ci si riconosceva, però era uno di quelli che era considerato una persona non solo abile, onesta, ma anche disponibile ai cambiamenti, o comunque a fare, poi d'altronde è stato ucciso per questo, a fare un accordo con la sinistra. E questo credo che quello è stato veramente un momento molto grave. E si è sentito che Tina era partecipe, era lì dentro, ecco. Tina faceva da tramite fra la famiglia di Moro e il partito, perché lui scriveva queste lettere strazianti e Tina ha partecipato a questo continuo andirivieni, a questo ricatto da una parte, il dolore dall'altra. Quindi alcune lettere poi venivano pubblicate, infatti io mi ricordo queste lettere strazianti. Quindi è stato un momento veramente molto brutto, di rottura, di tragedia, dopo quelle conquiste che erano state fatte in quegli anni e che erano molto importanti per le donne, per tutta l'Italia. Dopo questi grandi sommovimenti, dopo queste grandi conquiste, lì c'era stato come un alto là, ecco, come se dicessero, adesso basta. Adesso come andiamo noi? Torniamo a decidere o a stabilire che cosa bisogna fare o non fare. Questo si è sentito un po' come una brutalità di questo genere. Lei è il professor Franco Tritta? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigata Rossa. Va bene, ha capito? Sì. Ecco, non posso stare molto al telefono. Quindi dovrebbe dire questa cosa, lo so, dovrebbe andare personalmente, anche se il telefono c'era sotto controllo, non fa niente. Dovrebbe andare personalmente e dire questo: adempiamo le ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro. Noi dopo quei giorni non saremmo più stati gli stessi. Dopo l'affare Moro si è aperta una ferita nella nostra intelligenza e nella nostra umanità.
nell'80, la notte dell'8 marzo nell'80, è quando ci hanno messo l'esplosivo sotto casa, sotto il portico, sotto la casa. In casa eravamo 5 donne, lei, io e le 3 figlie mie. E basta, in quella notte sarebbero morte 5 donne. E l'esplosivo è stato riconosciuto della stessa partita, della stessa di quello di Piazza Fontana e della stazione di Bologna. Buongiorno. In primissimo piano un avvenimento che investe la vita dello Stato. Sono stati resi noti questa notte i nomi degli aderenti o presunti appartenenti alla P2, la potente loggia massonica che si ritiene invischiata in oscuri giochi di potere politico e finanziario. Beh, è stata una bomba quando è venuta fuori la lista della P2. Ed è stata una cosa che ha colpito moltissimo. Ed è, ecco, venuta fuori quell'Italia dell'intrigo, del malaffare, del silenzio, del doppio gioco, che purtroppo non è che ha smesso lì, perché ancora troppi misteri ci sono da scoprire e sono tutti in quella atmosfera di zona oscura del nostro paese. Si entrava in un'Italia drammatica, in un'Italia doppia, in un'Italia che aveva un lato oscuro che forse noi avevamo sottovalutato, ma che ribolliva. L'esigenza prioritaria dell'attuale governo sia quella di fare piena luce sull'affare P2 e di attivare tutte le procedure necessarie a sciogliere la loggia, rivelatasi un centro di affari e di inquinamento della vita nazionale occulto, perverso e corruttore. Lunedì 30 ottobre 1981, ore 17:15, sono convocata dall'onorevole Iotti. Mi propone di assumere la presidenza della commissione inquirente sulla P2. Chiedo 15 minuti di riflessione. Sento per telefono Leopoldo Elia e mi consiglia di accettare. Torno dalla Iotti alle 17:30 e accetto. Ieri pomeriggio sono andata nel suo studio e l'onorevole Iotti mi ha detto che anche a nome del presidente del Senato Fanfani mi chiedeva se accettavo la presidenza di questa commissione. Lei è stata già ministro del lavoro e ministro della sanità, ma questa è una prova molto importante. Sì, credo che sia più duro, più difficile questo incarico che non quello di fare il ministro. A marzo l'attentato della bomba. A dicembre lei ha scelto di presiedere la commissione della P2. 19 gennaio 1982. Secondo il test, il numero degli appartenenti alla loggia P2 è superiore a quello degli elenchi. Tutti i 17 capigruppo più Gelli, che era capo del gruppo centrale, sapevano delle attività della P2. Il Gelli aveva bisogno della patente della massoneria per esercitare il suo potere all'esterno. Lei teneva i foglietti, gli appunti, un diario, che nessuno sapeva niente, noi non sapevamo niente, non li abbiamo mai visti. Mattarella. Ci sono le prove dell'intreccio Sindona, mafia, droga, speculazioni. I personaggi che hanno organizzato la fuga e poi ospitato Sindona erano stati inquisiti dal fratello per appalti vinti. In commissione c'era un'atmosfera, se voglio dire, adrenalinica, nel senso che succedevano molte cose, venivano molte persone. C'erano tante cose che si dicevano, tante cose che ci venivano sussurrate, quindi a questo punto anche lì tenere la barra dritta come fece Tina Anselmi non era semplice. Incontro nel pomeriggio alla Camera Andò e Speranza. Andò mi dice che non dovevo nel programma dei lavori mettere il capitolo P2 Mafia. Gli dico che è istituito un gruppo di lavoro. Mi spiega che quel gruppo non ha lavorato, che è bene che non lavori. È in atto in Sicilia un'operazione della Guardia di Finanza che ha trovato cose molto interessanti. Noi possiamo intralciare i lavori. Un esempio quanto mai evidente di depistaggio fu quello di Nadia Lazzarini, che ci venne offerta su un piatto d'argento, perché seguissimo quella pista,
dal Gran Maestro della Massoneria Armandino Cocona e ci disse che lei era la donna che viveva con Licio Gelli qui a Roma all'Hotel Eccelsi e che ci avrebbe detto molte cose. Allora l'Anselmi, non fidandosi di farla venire così in commissione senza sapere quello che poteva, che personaggio era e che cosa poteva tirare fuori, mi mandò a incontrarla e io quando andai a incontrarla vidi che chiaramente era un personaggio che era stato ammaestrato. Io la lasciai dire. Poi alla fine, come era umano, le chiesi, visto che stava lì, viveva con Gelli, beh, le chiesi che tipo era questo Licio Gelli e come viveva. E allora questa era una domanda alla quale lei non era preparata. E quindi mi raccontò che si svegliava tutte le mattine alle 6, non beveva acqua minerale se non da una bottiglia che apriva ogni volta e quando l'aveva usata anche in parte la buttava via. E poi mi raccontò che alle 8:30 della mattina due personaggi, che erano Francesco Pazienza e Ezio Giunchiglia, si recavano all'eccesso da Licio Gelli e diciamo erano i giovanotti che dovevano andare in giro a spicciare le faccende, quello che c'era da fare. Ezio Giunchiglia era un massone di vecchia data, Francesco Pazienza era il tramite tra i servizi segreti italiani e i servizi segreti americani. Noi avevamo agli atti della commissione una deposizione di un giornalista, il quale ci depone al magistrato che Francesco Pazienza, in una specie di delirio di onnipotenza, per fargli vedere quanto era importante, un giorno lo porta con sé dal direttore dei servizi segreti, cioè il generale Santovito, e questo giornalista dice che era rimasto esterrefatto da vedere come Pazienza trattava il direttore dei servizi segreti, questo saziano signore che si era levato la giacca e si aggirava per l'ufficio in straccali, mi ricordo, Francesco Pazienza che si sedeva alla sua scrivania. La connessione che noi ponevamo tra i servizi segreti e la P2 e se non altro era dimostrata dal fatto fisico che Francesco Pazienza alle 8:30 stava nella stanza di Gelli e alle 9 stava nella stanza del direttore dei servizi segreti. Quando andiamo a guardare gli elenchi, cosa troviamo? 192 fra generali e colonnelli, un centinaio di politici, alti magistrati, troviamo alti gradi della burocrazia dello Stato. I vertici dei servizi allora, segreti. Ecco, i vertici dei servizi segreti. Allora, queste persone non erano lì per chiacchierare di fraternità massonica o per una lobby di affari. Chi entrava nella P2 sapeva che nessuno sapeva che lui entrava e lui non sapeva di altri. Per quale ragione entrava? Possibile che tutti entravano per ingenuità o piccoli aiuti? Doveva esserci qualche ragione più profonda. Ricatti? Fascicoli? Abbiamo concluso che la loggia massonica P2 ha tentato di influenzare e di condizionare la vita politica del nostro paese. E del resto, lo stesso piano di rinascita che della P2 dice, parla di un gruppo, di una specie di club rotariano in cui 30 garanti della P2 devono controllare la gestione dei politici. Quello che indignava di più Tina Anselmi era il tradimento. Tina Anselmi urlò al generale Giannini, combinandogli l'arresto, perché mentiva alla commissione, di ricordarsi che lui era un generale della Repubblica che aveva prestato giuramento di fedeltà alla Costituzione e quello era tradimento. Questo nel suo codice di valori, laico ma profondo, questo era un tradimento ed era forse la cosa che era disposta a perdonare di meno. E soprattutto agendo attraverso i servizi segreti che essa ha per anni controllato con i suoi uomini e riuscendo attraverso questi servizi segreti deviati a coprire, a depistare fatti che sono avvenuti nel nostro paese, che hanno inciso profondamente nella vita del nostro paese e per i quali ancora non c'è una risposta. Il dottor Domenico Sica mi comunica che indagando sull'esplosivo messo sul treno Taranto-Milano e rinvenuto a Bologna, gli esperti hanno comunicato che l'esplosivo è lo stesso della strage di Bologna dell'anno precedente, che è di provenienza Sismi. Responsabile il generale Musumeci e ricollegabile alla P2 e a Gelli.
mentre per Licio Gelli inizia una carriera splendida, fatta di successi, denaro, potere e così via, i personaggi che invece si sono andati, occupati di lui, andando a mettere il naso nelle sue faccette, come appunto l'ispettore Santillo, ad esempio, quantomeno vedono bruciata la loro carriera. E anche questa è una cosa che fa pensare. Adesso ci sarà una valutazione del Parlamento e ci saranno anche le conseguenze operative che dovranno essere prese ai vari livelli, perché su questo fenomeno evidentemente non c'è solo una descrizione da fare, c'è soprattutto una iniziativa da prendere per estirparlo laddove esso si è annidato e ha danneggiato lo Stato, e anche per evitare che un fenomeno come questo debba nel futuro ripetersi, ecco, nella vita del Paese. Quindi le conclusioni saranno queste, quelle vere, quelle che peseranno. Qui sta, io credo, il valore politico principale della relazione della Commissione. Essa ci documenta la presenza di uomini affiliati alla Loggia in buona parte delle vicende più torbide che hanno attraversato il Paese nel corso di più di un decennio. Dall'esplorazione di questo mondo, da questa ricognizione in vero poco edificante dell'altra faccia della Luna, possiamo trarre una conclusione principale di significato politico rilevante: che la politica sommersa vive e prospera contro la politica ufficiale, che una democrazia manipolata è in realtà una non democrazia, che ogni tentativo di correggere surrettiziamente e per vie traverse il sistema democratico significa in realtà negarlo alla radice dei suoi valori. La situazione politica di Tina Anselmi era molto peculiare, perché Tina Anselmi nel suo partito, tutto sommato, era abbastanza isolata, nel senso che veniva considerato un personaggio autonomo, indipendente, difficilmente controllabile. Lei era stata allieva di Moro, guardava con particolare favore al Partito Comunista come possibile alleato, eccetera, ma i comunisti anche lì non la ricambiavano veramente, perché comunque era sempre una democristiana. Una cosa da dire è sicura, che quello che alla fine è riuscito a sbloccare la situazione, portandoci ad approvare la relazione, è stato l'intervento del presidente Pertini. Il presidente Pertini si mise dietro Tina Anselmi, lanciando il messaggio a tutti quanti, come disse lei: non lasciate sola la signorina. Comunico il risultato della votazione. Hanno ottenuto voti Cossiga 752. Proclamo eletto Presidente della Repubblica il senatore Francesco Cossiga. Il passaggio politico che aveva portato ad avere Cossiga come successore di Pertini era stato certamente di un grande rilievo, cioè non si trattava di sostituire la figura di un arbitro con la figura di un altro arbitro, insomma era una cosa più delicata. Onorevole Presidente della Repubblica, mi permetto di rivolgermi a lei non per chiedere privilegi né per avanzare suppliche, ma semplicemente per documentarle sulla mia persona, sia come privato cittadino che nella mia veste di maestro venerabile della loggia massonica Propaganda 2, all'obbedienza del Grande Oriente d'Italia, loggia che è stata arbitrariamente definita segreta quando era soltanto riservata. La lettera che Licio Gelli indirizzò a Cossiga è un documento, se mi consentite, che posso definire spudorato. Vale la pena, illustre signor Presidente, soffermarsi anche sulle aberrazioni di questa commissione d'inchiesta. Non esiste che un cittadino qualsiasi esprime su un organismo costituzionale come la Commissione parlamentare d'inchiesta, sull'attività di quella che l'ha preseduta, sull'attività dell'ex Presidente della Repubblica Pertini, scrive al Capo dello Stato per esprimergli tutti questi giudizi. Cioè, come mai si è potuto permettere questa confidenza, diciamo? Un periodo buio, quello che abbiamo vissuto con il falso scandalo della P2, signor Presidente. In esso molti si sono lasciati coinvolgere.
e mi riferisco anche al suo predecessore, al presidente Sandro Pertini. Tina Anselmi teneva questa lettera tra le sue carte. E perché? Perché ne era rimasta molto colpita. Ma poi, secondo me, anche perché si rendeva conto che il fatto che Gelli avesse l'audacia di tirare fuori così la testa e di attaccare in questo modo, beh, significava che i tempi erano veramente cambiati. Rifletto in questi giorni a questa riaffacciarsi degli uomini della P2, ci rifletto perché la magistratura, nella sua autonomia e dovendo indagare su alcuni fatti clamorosi della vita politica del nostro paese, ha confermato questo intreccio. Pensiamo alla sentenza di Bologna sulla strage di Bologna, pensiamo anche adesso al rinvio a giudizio intorno al fallimento dell'Ambrosiano di Gelli e di Ortolani, pensiamo alle indagini e alle conclusioni del giudice Vigna a Firenze. Allora, nel momento in cui altri organi che non il Parlamento confermano questo intreccio, questa pericolosità, quando noi ancora come Paese non abbiamo avuto la risposta sulle stragi, quindi su fatti che hanno inciso profondamente nella vita democratica del nostro Paese, ecco, fin quando noi non avremo una risposta certa, noi abbiamo il dovere di essere vigilanti. Lei per la Commissione ha dato l'anima, ha dato corpo, anima, ha dato tutto. Noi siamo sicuri che si è ammalata, ha cominciato ad ammalarsi proprio durante il lavoro della Commissione, scoprendo certe cose, vedendo certe cose che non avrebbe mai pensato. E ha sofferto tanto e ha cominciato piano piano ad ammalarsi. Quello che invece la colpì duramente fu vedere come alla fine venne scaricata dal suo partito, che fece di tutto per fargli perdere il suo collegio di Castelfranco Veneto, del quale lei poteva essere eletta senza fare campagna elettorale. Il partito non la ricandidò nel suo collegio tradizionale perché questo collegio, ritenuto sicuro, fu preteso, e spuntano ancora una volta qua i Dorotei, dal big della DC Veneta, che era il segretario regionale del partito, onorevole Carlo Bernini. Tina Anselmi quindi viene spostata dal collegio suo tradizionale a quello senatoriale di Conegliano Oderzo, dove già si sapeva che lì era grande forza della Lega, e infatti fu eletto, anziché Tina Anselmi, uno della Lega, un oscuro personaggio che nessuno conosceva. Lei era come un servitore per lo Stato, per il partito, lei è sempre andata dritta. Sempre fatto quello che gli hanno chiesto, quello perché ci credeva. Lei nel 92, quando le hanno chiesto di lasciare il posto che aveva qua sicuro per Bernini e andare su un paese leghista dove la Lega era proprio Lega e basta, lei per il partito ha accettato di andare, perché il partito aveva bisogno di andare di là dove che sapeva che era un terno al lotto. Poi gli è stata data un altro incarico, siccome lei era una figura insomma, popolare, amata, l'hanno dato questo incarico sulla Somalia. Ci sono molte denunce contro i militari italiani che erano in Somalia per la missione Restore Hope. Di quanti casi di violenza avete avuto notizia? Moltissimi, li abbiamo tutti verificati, ma sono talmente tanti che non abbiamo numeri esatti. Oggi si è formalmente insediata la commissione d'inchiesta governativa che entro un mese dovrà fornire un primo rapporto sulle violenze in Somalia. Della commissione, ve lo ricordo, fanno parte il costituzionalista Ettore Gallo, che la presiede, Tina Anselmi, Tullia Zevi, ed i generali Antonio Tambuzzo e Cesare Vitale. Credo che questa commissione abbia un compito politico importante, nel senso che da questa vicenda non possiamo uscire se non con una totale trasparenza e chiarezza.
La verità deve essere conosciuta come essa è. Però la Somalia era una cosa terribile. Mi chiedo fino a che punto fosse un atto formale. Cioè, le davano questo incarico perché si mettevano la coscienza a posto, perché sapevano che lei certamente non avrebbe, avrebbe affrontato con coraggio e lealtà la questione. Però poi non è che stavano a sentire quello che lei diceva o mettevano in atto i suoi suggerimenti. La cosa rimaneva là. Quando finì i lavori della Commissione per la Somalia, Tina Anselmi ebbe un ultimo incarico, quello di presiedere una commissione, molto più allargata questa, commissione che aveva l'incarico di indagare sui meccanismi che portarono al sequestro di molti beni a cittadini ebraici in dipendenza delle leggi razziali che risalivano al 1938. E questa commissione, fu come riparatrice di questo oblio, di questo lungo tempo in cui lo Stato italiano era stato indifferente a questi torti subiti dai cittadini ebrei. Aspetto che l'inchiesta della Commissione sulle leggi razziali dia i suoi frutti. Innanzitutto per la comunità ebraica, che per quelle leggi ha pagato. Poi perché c'è un rifiorire del nazismo e del razzismo che bisogna combattere. A tal fine, anche il nostro lavoro può essere utile. E lei lì seduta aspettava sempre una telefonata da Roma. Non so che telefonata aspettasse. Non me l'ha mai detto da chi aspettava sta telefonata. Beh, per una donna che è stata esautorata quando aveva il potere, probabilmente ha fatto paura perché il potere lo usava bene e questo ha dato fastidio ed è stata esautorata. Per una donna di questo genere, che ci si ricordi di lei e che si faccia un francobollo, mi sembra un buon segno, perlomeno è un'indicazione, anche se è un sintomo, diciamo così, di un rispetto che viene fatto anche se in tempi un po' lontani da quello che sarebbe stato giusto. E non so adesso quale immagine metteranno di lei, ma certamente sono delle immagini bellissime di quando lei, fra l'altro, è una donna molto bella, perché e aveva quella bellezza che piace a me, ecco, la bellezza non convenzionale, la bellezza di una donna che pensa e le si vede in faccia il pensiero, no? La bellezza di una donna che sa prendere le decisioni, la bellezza di una donna che ha un mondo interiore. Vorrei che venisse ricordata per quello che ha fatto per la gente, per la povera gente, per gli altri, per il suo paese, senza aspettarsi niente di più di quello che ha fatto, cioè senza avere riconoscimenti particolari, diciamo. Lei lo faceva perché ci credeva, perché aveva voglia di farlo. L'ho incontrata 2 anni fa, perché sono andata a Castelfranco e già lei non stava bene. Però mi ha fatto tanto piacere di vederla, insomma, perché comunque era lei. Ancora adesso amo e tanto la vita. E credo che non ci sia offesa maggiore per un vecchio che calpestare la sua voglia di vivere. Il nostro parlare piano, con alcune dimenticanze, capisco che possa cadere nel vuoto. Tuttavia, facendo un piccolo sforzo, vi potreste rendere conto che poi le parole arrivano. Tina Anselmi ha già un posto nei libri di storia perché è stato il primo ministro donna. Fra il 1976, da prima al lavoro, poi alla sanità, è stata un ministro, un importante ministro donna e poi il primo. Poi però fu presidente della Commissione P2 e nell'ultima fase della sua vita è stata questa la nota principale che ne ha segnato l'identità e il carattere, nel senso che
Lei si è portata da presidente della P2 in un modo che ha suscitato apprezzamento e in qualche caso anche ammirazione. Ammirazione nel senso che la P2 era una vicenda complicata, erano coinvolti i maggiorenti dello Stato, dell'impresa pubblica e privata, delle forze armate. Insomma, nella tradizione italiana i membri, i presidenti di una commissione dedicata a un affare così complesso sarebbero stati accomodanti, diciamo. Invece Tina Anselmi ebbe la schiena dritta, con un tratto garbato, ironico, non cercò mai di impancarsi, di fare l'eroina, come sarebbe successo poi in altre stagioni. E gli italiani la apprezzarono molto per questo, tant'è che negli anni successivi, quando ebbe lasciato la carica di Presidente della Commissione P2, in tutte le campagne per l'elezione del Presidente della Repubblica c'era sempre una parte consistente della società civile che invocava fosse lei la capo dello Stato e la rappresentante di quella corrente che voleva cambiare in meglio le sorti della nostra Repubblica. La cosa, come sappiamo, non è andata in porto, Tina Anselmi non è diventata capo dello Stato, ma quando, e prima o poi accadrà, verrà eletto un capo dello Stato donna in Italia, sono sicuro che l'immagine di riferimento, forse anche una foto sulla scrivania, sarà dedicata alla donna che ha sfondato e cambiato questo modo di pensare la politica, Tina Anselmi.